Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Beatrice Luzzi di nuovo vicina a Giuseppe Garibaldi, l'attrice si è lasciata andare, in questi giorni, a una sincera confessione. Nella casa del Grande Fratello a catturare l'attenzione del pubblico è stata sicuramente la coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Fin dall'esordio del programma sono apparsi molto complici, tanto che entrambi non avevano nascosto di provare un interesse l'uno per l'altra. C'è stato addirittura un bacio in vasca, arrivato in modo del tutto inaspettato, mentre si guardavano appassionati e parlavano. Solo che, ad un certo punto, è accaduto qualcosa che ha completamente spezzato il legame. Tante incomprensioni hanno infatti portato ad una palese distanza nel rapporto. Inoltre, più volte si sono scontrati, tanto che il concorrente le ha rivolto delle frasi pesanti, che esprimevano il suo sincero pensiero. L'ha definita in precedenza una persona brutta e cattiva e l'ha accusata di non dare importanza ai suoi figli, ma soltanto al gioco. Negli ultimi giorni, però, è successo quello che nessuno si aspettava: Beatrice si è nuovamente avvicinata al giovane. Punto Grande Fratello, Beatrice tenta di nuovo l'approccio con Garibaldi, la confessione dell'attrice. Negli ultimi giorni Beatrice Luzzi, dopo settimane di silenzi, ha cercato di avere un approccio con Giuseppe Garibaldi. I due si erano fortemente allontanati, in seguito ad alcune parole che avevano offeso l'attrice. Mentre si trovavano da soli ha approfittato della situazione per spiegargli il suo desiderio di voler ritrovare un rapporto pacifico con tutti i concorrenti, ma in particolar modo con lui. Solo che Beatrice ha notato, da parte sua, ancora un atteggiamento freddo, che non le permette di andare avanti. Sai cos'è che mi frena tanto, anche nell'ultima puntata oppure in varie occasioni? Quello che io noto da parte tua è sempre una forma di diffidenza o un'idea di me un po' negativa. Finché sento quello non so da dove ripartire, ha detto al coinquilino. L'attrice ha spiegato di sentire ancora troppa freddezza e di non riuscire, così, ad andare avanti. Vorrebbe ritrovare con il giovane il rapporto di una volta o comunque un legame pacifico, ma ha sottolineato che finché sente che quello che Garibaldi ha detto o fatto nei suoi confronti è ciò che effettivamente pensa, non riuscirebbe a voltare pagina. Finché sento che tu pensi quello che hai detto o fatto, da che ripartiamo? L'attrice, con questo breve avvicinamento, ha cercato di ricevere maggiori risposte dal concorrente, ma soprattutto di vedere un'apertura che non proprio c'è stata. Il discorso si è concluso, però, con una breve ma significativa risposta di quest'ultimo: ci sarà modo.